E salve a tutti, benvenuti ai microfoni di Radio RCS Sicilia, oggi in compagnia di due grandissimi attori, direi. Sono Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo. Ragazzi, benvenuti. Grazie, grazie. Benvenuti. Complimenti, prima di tutto. Assolutamente sì, complimenti per questa radio. Per la sede stupenda di RCS Sicilia. Che noi in qualche modo abbiamo, in questi giorni, insomma, abbiamo anche un po' vissuto, no? Volendo. Sì, sì, siamo stati in una bolla, abbiamo provato lo spettacolo nello stesso palazzo. Esatto, diciamo. Sì, siamo, quindi siamo vicini, siamo, no? Vicini di casa. E no, questo è stato bello, anche perché durante le prove, mentre noi eravamo concentrati, si sentivano i trapani della ristrutturazione. Però diciamo il risultato ne è valsa la pena. Ma sì, diciamo che non vi siete sentiti soli mentre facevate. No, delle... assolutamente. Visto, assolutamente. Noi eravamo di compagnia. Sì. Beh, a parte il fatto che va sottolineato il fatto che, carissima Giovanna, tu ormai sei la madrina di Radio RCS Sicilia, perché questa qui è la prima intervista ufficiale in questi microfoni e in questa nuova sede, quindi è il battesimo. È il battesimo, okay. Sì, sì, sì. Quindi... meglio, cioè, da una radiofonica come te. Eh beh, io insomma ho fatto tanti anni radio, quindi io in qualche modo mi sento a casa. Hai visto che onore, no? Allora, siamo qui per parlare del vostro spettacolo. È un atto unico, due attori, la foto del turista. Beh, lascio parola a voi, di che cosa si tratta, come nasce questo spettacolo, parlateci un po' anche del vostro, insomma, delle date che avrete, così diamo un po' di appuntamenti anche agli amici che ci stanno ascoltando. Allora, intanto non diciamo di cosa si tratta. Ok, perché sennò andiamo a spoilerare, cioè no, senza spoilerare, dai, senza spoilerare. Di tu come inizi. No, no, vai tu, no, sei vai. La madrina. Allora, diciamo, tutto è nato da un'idea del nostro regista, dal regista dello spettacolo, che è Federico Magnano di Sallio, che salutiamo, e qui nei paraggi, ma sta lavorando e non è potuto venire all'intervista. Federico mi ha chiamato, mi ha detto: guarda, ho letto un testo, secondo me lo dovreste fare tu e Giovanna Criscuolo. E io ho letto il testo, l'ho girato a Giovanna l'ha letto, l'abbiamo letto assieme, ci siamo risentiti e abbiamo pensato che bisognava cambiarlo. No. L'abbiamo cambiato tutto. No, in realtà, sei curiosa. In realtà lo spunto è stato interessante, mm-hmm. Però ci siamo detti che non poteva essere questa. Perché devi sapere che io e Giovanna abbiamo iniziato, almeno io ho iniziato la carriera assieme a Giovanna, abbiamo lavorato per tantissimi anni, ma intensi. Perché l'esperienza di Litterio, soprattutto dei primi anni, è stata un'esperienza che ci portava a stare assieme 24 ore su 24. Nemmeno la notte stavamo divisi. Quindi poi a un certo punto c'è stato uno stacco, perché capita nelle carriere di fare scelte diverse, cose diverse. Per 15 anni credo non ci siamo mai più rincontrati artisticamente, sì. Perché poi ci siamo incontrati sempre. L'amicizia è rimasta. L'amicizia è rimasta. L'aspetto. E quindi gli ho detto: sai, dopo 15 anni forse volevo fare qualcosa in più di una, mm-hmm. di una semplicissima commedia. E quindi da lì, senza spoilerare, ci è venuta in mente un'idea. Giovanna l'ha messa in pratica, l'ha scritta, l'ha messa su carta, e questa è diventata la foto del turista. Sì, diciamo che siamo anche cresciuti artisticamente e anche anagraficamente, quindi a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza, sì, di far divertire la gente, perché è chiaro che siamo conosciuti comunque come i comici che hanno fatto ridere tanto con le scenette, eccetera eccetera. Però abbiamo detto: ok, facciamo ridere, però diamo qualcosa in più, cerchiamo anche di far emozionare, insomma, diamo anche un'intensità al testo e allo spettacolo. E quindi vero è che abbiamo preso lì, cioè l'idea era carina, però era sterile per il progetto che volevamo noi. Di conseguenza poi alla fine abbiamo cambiato tutto, stravolto tutto, in realtà riscritto tutto da capo, in realtà non c'è niente del testo. Forse un 1% di sì, quello esatto. Che era il testo originale. Sì, forse l'idea dell'inizio. Sì, l'idea dell'inizio. Che sì. Possiamo, l'inizio lo possiamo dire. Sì. L'inizio è di questa donna che è sul precipizio, che sta per buttarsi giù perché vuole diventare famosa e viene fermata da questo signore. Basta, sì. Fermiamo, vuole suicidarsi, fermiamo, perché vive una vita così un po' particolare e perché crede che se si ammazza, diciamo, sui social diventa famosa. Beh, diciamo questo che è anche un po' una denuncia in qualche modo di quello che accade oggi da qualche tempo, che è anche in qualche modo
una riflessione, perché io ho una figlia adolescente e quindi gli adolescenti stanno molto sui social, Instagram, Facebook, Telegram e tutte queste camurrie qua, e spesso vengono anche influenzati dagli influencer, che poi sono influencer che se lo svegliano la mattina, come si suol dire, improvvisamente vanno a decidere della vita degli altri, sì, in qualche modo. E siccome c'è stato un periodo che adesso sembra essersi fermato, ma ricordo che c'è stato un periodo soprattutto per i giovanissimi in cui questa cosa si è sentita in maniera molto forte, no? E non essere accettati, piuttosto che voler diventare famosi a tutti i costi, li portava anche a gesti estremi in qualche modo, e cose che accadono realmente. Poi noi lo alleggeriamo, ovviamente, perché diciamo che soprattutto la prima parte è molto leggera, insomma, molto divertente. Sì, quindi diciamo che questo spettacolo riprende anche dei temi sociali, no? Dei temi attuali. Assolutamente. Era proprio questo lo spirito, cioè cercare di rendere questo testo, questo progetto, un progetto nuovo, moderno. E proprio per questo vogliamo ricordare dei soggetti che sono stati fondamentali per questo spettacolo, che sono la costumista, che è Dora Argento, che è una costumista affermatissima, bravissima, una nostra carissima amica, che ha voluto prendere parte a questo progetto. Quindi i costumi sono di Dora Argento, delle scene meravigliose, molto moderne, di Martina Ciresi e Stefano Privitera. Che hanno fatto questo progetto scenico che secondo me è molto interessante. E poi, sempre per rimanere nella giovane età, le musiche, che sono di un giovanissimo Flavio Cangialosi, che è un musicista romano, che ha fatto questa versione di un brano famoso che poi riconoscerete durante lo spettacolo. Ma così, non diciamo nulla, diciamo sempre che non si può spoilerare, almeno fino al debutto. Sì, diciamo che possiamo dire una cosa sul rapporto di questi due. Diciamo che durante lo spettacolo vengono fuori le fragilità di un uomo e di una donna, che insomma nella vita quotidiana, anche se tu sembri forte o cerchi di essere forte, poi alla fine insomma la fragilità viene fuori, no, in qualche modo. Quindi la fragilità dell'essere umano, ecco. Quindi una gran bellissima squadra, diciamo. Sì. Due attori con un feeling, ormai siete cresciuti insieme, quindi siete già, come dire, affiatati. Questo è stato importantissimo, anche perché noi abbiamo lavorato, come stavamo dicendo all'inizio, praticamente in una bolla, perché da 10 giorni che siamo chiusi qui, la radio giù, noi su, tamponati, sì, e riveriti, e quindi in 10 giorni siamo riusciti a creare questo progetto, e che credo, lo dicevamo anche poco fa, che forse solo grazie al fatto che siamo molto affiatati siamo riusciti a fare questa cosa in soli 10 giorni, perché altrimenti ci sarebbe voluto molto più tempo. Ma io confidavo molto sul fatto che con Giovanna da sempre c'è stato questo affiatamento, e quindi questo ha reso le cose molto più semplici. Semplici, anche più divertenti, nella parte divertente, nella parte magari un po' più seriosa, proprio quel feeling di cui parlava lui prima. Quindi sicuramente l'affinità sul palcoscenico è importantissimo, che è un'affinità legata anche alla stima, chiaramente, personale e professionale. C'è solo un piccolo problema, diciamo. Siamo curiosi adesso. Chiaramente abbiamo fatto residenza qui a Serra di Falco. Questo è il problema. Problema è la famiglia Polo. Io sto lei a dire. Cioè, vai. Praticamente vai. Sentiamo. Credo di essere ingrassata di almeno 5 kg in 10 giorni. Sai che c'era il film 7 kg per diminuire? No, cioè ingrassiamo praticamente. Diciamo che abbiamo fatto spola tra tamponi e stingo di maiale. Esatto. Diciamo che ci fosse. Quindi famiglia Volo, come vuoi, io sono pronta a essere invitata. Ti auto inviti. Ne approfitto anch'io. Lo faremo, tranquilla. Farò provare anche te l'ebbrezza della famiglia Volo a tavola. Va bene, sarò felicissima proprio. Ma a proposito, avete nominato tamponi, avete detto tamponati, per due attori, così. Torniamo un attimino a tema Covid. Come ci si sente a riprendere l'attività, il lavoro in teatro, dopo essere stati fermi in questo periodo? Vai tu? Vado io prima, poi ovviamente dai anche la tua versione. In realtà, dopo un anno di stop forzato, l'ho anche scritto, no, io sui social, avevo un po' paura,
Nel senso che la paura dipendeva dal fatto che è come quando vai in bicicletta, se non ci vai per molto tempo, poi i primi periodi, no, perdi l'equilibrio. Per riprendere poi, un po' più difficile. Ok, e io avevo paura di non riuscire a riprendere l'equilibrio, perché teatro significa anche palestra, significa anche, non routine, però significa studio. E in quest'anno chiaramente c'è stato un fermo totale, quindi anche fisicamente si è arrugginiti, vocalmente si è arrugginiti, e avevo una grandissima paura di questo. Dico, chi lo sa se riuscirò a tenere il palco, chi lo sa se riuscirò nuovamente a confrontarmi con il pubblico, a non avere il terrore, tutte ste pippe, insomma, non si può dire chissà, la tagliamo, tutte queste paturnie chiaramente che credo siano normali. E poi anche la paura di dire, ma la gente ritornerà a guardarci, ritornerà a teatro a vederci, si sarà disabituata come mi sono disabituata io. 3000 domande, io non lo so se le si può. Sì, come no, me le sono fatte, beh, tu lo sai perché con Denise abbiamo passato praticamente 2 estati assieme, questa è la seconda, quindi sai, la situazione dell'estate scorsa, poi pensavamo che tutto finisse, invece ci siamo accollati un altro anno pesantissimo. Forse è stato anche più pesante dell'anno più pesante, prima. Molto più pesante, però fortunatamente, anche se poi a tratti è stata anche un'immagine triste, ma io ho frequentato, come voi del resto della radio, abbiamo frequentato questo teatro sempre vuoto. Ora, nel caso della radio ci sta anche perché il pubblico è al di fuori. Nel caso del teatro la cosa è stata un po' più triste, perché comunque frequentare tutti i giorni, io sono stato qua a Serra di Falco, non mi capitava forse da 20 anni di stare un anno per tanto tempo a Serra di Falco, e quindi ho frequentato questo posto, che è il teatro di Serra di Falco, il teatro De Curtis, che dirigo, da solo. È stato molto triste perché aggiusci una finestra, poi tingi un pezzo di muro, perché non sai praticamente cosa fare, perché aspetti semplicemente che la gente possa ritornare a fruire di questo posto. E quindi adesso che in qualche modo abbiamo ricominciato, l'abbiamo fatto già quest'estate con le cose che abbiamo fatto assieme, lo stiamo continuando a fare con questo spettacolo, si riparte e questo ci dà un po' di coraggio. Tocca ferro perché si riparte. Sì, speriamo. Ecco, e come speriamo, andrà tutto bene. Speriamo che si riparte. Scongiuriamo un po', però comunque sono sicura che la gente ha tanta voglia di tornare nei teatri, così come ha tanta voglia di tornare anche nei concerti e tutto ciò che purtroppo questo virus ci ha in un certo senso vietato, ci ha mutilato, ci ha tolto, ci ha proprio tolto, quindi ora siamo fiduciosi tutti quanti, speriamo, dai. Incrociamo le dita, incrociamole, ecco, e tocchiamo sempre ferro, e tocchiamo ferro in maniera... Poi siamo dubili russi, può essere mai, siamo contro il Marocchio, già di nostro. Ma davvero, non ci abbiamo fatto caso, siete due rossi, due assolutamente, rossissimi. Questa è una cosa fondamentale, ecco perché l'affinità, queste cose in comune, ecco. Allora, prima di salutarci, noi siamo, l'abbiamo appena detto, RCS, nuova sede. Cosa ne pensate? Questa domanda la faccio ad entrambi, risponde prima uno, poi l'altro, insomma, o viceversa. Cosa ne pensate della radio? Aiutateci ad invogliare le persone ad ascoltare la nostra radio, vai! Vai tu. Chiudo io, la mia radio. Poi chiudiamo con le date, però. Sì, assolutamente. Spettacolo. Allora, intanto io vi dico che la radio è una bellissima realtà per tanti motivi. Intanto perché ti intrattieni anche se sei sotto la doccia, se sei in macchina, anche una battuta, piuttosto che una notizia, la canzone che preferisci, che in quel momento è lì, e quindi ti fa passare meno magari la noia del traffico, piuttosto che ne so, un'altra cosa. Quindi sicuramente diciamo che le radio stanno prendendo sempre molto più piede. Poi è una radio giovane fatta da giovani e i giovani vanno sostenuti. Ecco. Quindi, scusate, la dico. Regista, questa regista che poi ti do il permesso a usare. Aspetta, registriamo solo questa, però. Se, non mi rovinare il momento. No, non sto dicendo niente. No. Ok. Radio RCS Sicilia, la radio oltre confine. Meraviglioso, chi sa la salvate, a gratis. Questo è un jingle che ci serviva, questo qui. Okay. Allora, io invece volevo dire questo, io conosco questa radio, ovviamente è la mia radio, io sono nato qua e quindi questa è una radio che ha più di 45 anni, credo, di storia. Quindi
io sono stato un operatore radiofonico quando ero giovanissimo, ho iniziato con la radio e ci tengo a dire che questa radio stava avendo una triste fine fino a qua, pochi mesi fa, e ci tengo a ringraziare personalmente il mio carissimo amico Toto Vancheri, permettetemi, certo, perché ha preso in mano la situazione, non ha permesso che questo sogno finisse, investendo tutto quello che aveva, ma non solo soldi, anche che poi, sudore, perché l'abbiamo visto soprattutto sudore, per chi ci hai visto di andare a Chiova, ci hai visto fare di lui tutto, è di... sempre in prima linea, ecco. lo so perché lo conosco, ma non mi aspettavo così in prima linea, e quindi ci tengo a dire che questa nuova vita della radio che continui, io mi auguro che continui tantissimo, mi sento di auto un po' celebrarmi nel dire che ho avuto io l'idea di questa sede e sono contento che questo sogno si sia realizzato, perché la radio non aveva una sede dignitosa negli ultimi tempi, sì, e invece questa è finalmente la casa giusta per RCS Sicilia. Grazie a Totò e grazie a tutti voi che vi state spendendo tantissimo e essendo vicini di casa io lo vedo. Bene, allora concludiamo la nostra intervista parlando quindi delle date, quelle che sono le date, i luoghi, insomma, per vedere questo spettacolo, appunto perché vogliamo tornare in teatro. Guarda, ne diciamo una ciascuno, perché in realtà il debutto che abbiamo fatto è un debutto anche per rodare e fare bene lo spettacolo, perché speriamo di... noi ci mettiamo tutti i mezzi, poi il Covid farà la sua, di girarlo sicuramente quest'inverno. Quindi le prossime date saranno sicuramente a casa mia questa volta, quindi ci scambiamo, il 3 settembre a Riposto, mentre il 5 di settembre saremo di nuovo da queste parti a Santa Caterina Villarmosa, e il 30 siamo stati a Catania. Lo spettacolo ha debuttato il 29 a Serra di Falco, sono 4 repliche per rodare, stiamo ricevendo grandissimi consensi, lo spettacolo già è molto richiesto, e quindi speriamo dopo questo piccolo rodaggio estivo di riuscire finalmente a viaggiare il prossimo anno in invernale, se tutto resta, tocchiamo queste cose, e di fare delle repliche anche non solo in Sicilia, perché abbiamo avuto anche delle degli interessi che sono arrivati, delle manifestazioni di interesse anche fuori dalla Sicilia, speriamo bene. Siamo ancora in una fase in cui noi stessi dobbiamo capire quali sono le vere potenzialità di questo spettacolo, però lo capiremo a breve. Anche perché non è in dialetto, mi riaggancio a quello che ha detto, sì, lui, di conseguenza va benissimo anche oltre lo stretto. Bene. Quindi è assolutamente in italiano, non manca comunque la nostra verve siciliana, insomma. Però è totalmente in italiano, quindi diciamo che non è provinciale, o comunque non è che la gente che è di Milano la capisce lo stesso, quindi se a Milano ci potete chiamare. Anche a Milano. Quindi io ve lo auguro, anzi noi di Radio RCS Sicilia ve lo auguriamo, vi auguriamo tanta fortuna. E perché no, magari vi aspetto in Toscana. Almeno poi ci vediamo a Firenze. Me. Anzi, a trovare me. Ci vediamo, no, a Firenze. A Prato. Ci vediamo a Prato. Vabbè, però Prato, Firenze, poi. Casomai a Firenze vieni. Ma certamente, vabbè. Verrei anche a Pisa o a Lucca o a Siena, insomma. Qualsiasi città della Toscana, esatto. Va bene. C'è una pagina Facebook, un social dove magari la gente vi può seguire, quindi aggiornarsi? Sì, sicuramente potete... è una cosa che non abbiamo detto. La produzione di questo spettacolo è Serra di Falchese. Sicuro. L'associazione In Arte, che tu conosci, con la quale anche tu stessa collabori da un po' di tempo. E quindi basta accedere ai canali di In Arte Associazione Culturale, sia su Facebook, ma a brevissimo, credo addirittura fra qualche giorno, avremo anche il sito ufficiale della anche su Instagram, comunque. Anche su Instagram, e quindi potete seguire tranquillamente la tournée della foto del turista sui nostri canali di Associazione In Arte. Benissimo ragazzi, grazie mille, grazie a te, grazie un a te. Ultimo saluto agli ascoltatori di Radio RCS Sicilia e ci salutiamo così. Fallo, un altro annuncio, fallo, un'altra cosa che hai imposto al regista. Allora te ne faccio una versione diversa. Vai. Okay. Allora tutti coloro che ci stanno ascoltando, ricordate bene di ascoltare Radio CS Sicilia, la radio oltre confine. Bene, ok, grazie mille. Grazie Vincenzo, a voi. Grazie Giovanna. Ciao, buona fortuna per tutto. No, grazie. Non si dice di merda. Merda. Grazie. Merda.
Stai ascoltando Radio RCS Sicilia, la radio oltre confine.